Konnichiwa cari Giappolovers, benvenuti voi qui nel canale, sono sempre Giappo Gamer, benvenuti qui quest'oggi su Final Fantasy VII Remake per continuare questa avventura veramente avvincente, scusate anche un po' il gioco di parole. Allora, siamo giunti esattamente all'episodio numero 78, chissà cosa accadrà quest'oggi al Trio delle Meraviglie formato da Cloud, Tifa e Barret. Ma lo andiamo subito a vedere, ma prima vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella. E allora, buona visione a tutti quanti voi questo nuovo episodio e appuntamento quest'oggi Final Fantasy VII Remake. Ok, allora eccoci qua dove siamo fermati nell'ultimo episodio. Bellissimo il plastico di tutta quanta Midgar, mamma mia, come vedete appunto la centrale. È il punto focale, insomma, del punto anche snodale, insomma, di tutta quanta la città. Con tutti quanti i vari reattori. Va bene, ok, vediamo un po' di procedere. Mamma mia, bellissima pure la colonna sonora. Vai Cloud, vai Cloud, Cloudo. Sì, eh? Al 61° piano, mamma mia, sempre più su. Ma di qua? No, di qua. Vediamo un po' di Afa. Eccola. Ok, entriamo nel teatro, vediamo un po' chi ci aspetta. Ma che caspita è? Ma che roba è? Oh, porca miseria, che figata! Kazute, kono hoshi ni wa kodai shu to yobareru shuzoku ga sunde imashita. Karera wa hoshi no kaitakusha to yobare 我々が魔法を発見する何千年も前から地球に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに彼らは魔法を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして 現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。至上の幸福、星が与えし定めの地。 しかし、そんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーが まるで古代種の歩みをなぞるかのように魔法をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そしてあふれんばかりの魔法エネルギー。そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは 古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。
Porca la miseria. Porca la miseria. Che accade? No, cazzarola. No, cazzarola. E lui è Sephiroth, cazzarola. Sono... Eccala, bastardone. Mamma mia, schiena contro schiena. Mamma mia, anzi Sephiroth. Eccala. まだ頭がクラクラするんで、とんでもねえ映像流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石、なんだろう。だから、そういう映像だろ。 Ok, bene, eventi principali, visita didattica. E vediamo un po'. Allora, direi di uscire qua dal teatro virtuale. Vai, vedi un po'. おめでとうございます。これであなたも神羅マスター。神羅の素晴らしさを広める伝道師としてご活躍いただけます。それでは続きまして、神羅カンパニーが誇ります知識の中枢62階ライブラリフロアにお進み。えっかーら、 che è? Ma chi è? お待ちしておりました、アバランチの皆様。 Porca miseria. ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのはあの神羅の言いなり、ドミノのことか。はい、世界一の魔鋼都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、 アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。Porca la miseria. ついてこいってことか。 Mi sa che conviene, Sessantaduesimo piano dell'archivio. Sì, e che è l'archivio vaticano? Che caspita è? Ma quanta roba c'è? No, c'è anche il robottino. Ma è bella pure la canzone di sottofondo, mamma mia. Ah, c'è il passaggio segreto, eh? Vabbè, ma quanti libri ci stanno? Veramente è peggio della Biblioteca Vaticana, cavolo. O dell'archivio vaticano, insomma, come vi pare a voi, ma... こちらです. È qui, eh? Vabbè.
罠だったらただじゃおかねえからな。Ok, vediamo un po'. Aiuto inaspettato. Vediamo un po'. Aiuto inaspettato. Porca la miseria. Oh, yatto kita ka. Uso katta no. わしがこの魔法都市ミッドガルの市長ドミナである。エコーコア。ずいぶんと暴れてきたようだな。おげんじ、tutte le foto、video。誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに。カメラに映るたびに通報されるたびにもみ消してやったんだ感謝せえ。なんだ分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおることを。せえ驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。だったら話は早い。私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。ねえ、神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい悔しい。ねえカーラ、わかった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな。落ち着け。深呼吸だ深呼吸。カードキーをよこせ。ああ、bene così, vai。で63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。ディゾナレラックス。バ。そこからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。ま、センパッシード、そのめ。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。OK、speriamo di sì。Vediamo un po'。Aiuto inaspettato、vediamo un po' che dice。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。OK、tutto chiaro。Vabbè、OK、allora usciamo。Ciao sindaco, mi raccomando, eh. Ok, vediamo un po' lui. Vediamo un po', vediamoci un attimino. Gozaimashitara, nan nari to omoshitsuke kudasai. Kyoryokusha nitsuite nani ka shiranai ka? Mochiron zonjite orimasu. Tada, wareware mo nani ka to taihen deshite
だからというわけではございませんが、多少のお心づけをいただけますと。金取んのかよ。機密情報を漏らすとなるとそれなりのリスクを伴いますので、そうですね、1万ギルほどいただければ。高すぎだろ。Allora, 10.000 guild, noi abbiamo 22.000, per fortuna ce l'abbiamo, sì, 22.317. Che dite? Paghiamo o non paghiamo? Paghiamo, va. 64階に上がれるのは上級社員だけです。身なりの整った方を探されると良いかと。またその人はストレス発散のために63階へ来ているのだとか。そんだけかよ。おや、納得されていない。仕方ないですね。ではこちらを納めください。 Ma cosa? Un battito esplosivo. お心づけのお礼でございます。悪くねえな。うん、 OK、 バレット è contento。 Vabbè、 allora andiamo a questo 63° piano。 本家の野郎、そういうことは教えとけよな。 Oh、 va che c'è un bel tesoretto qua, va? Vai di tesoretto。Da un po' che non abbiamo niente. Vai così. 3.000 quill. Vabbè, ok, dai, siamo parzialmente rifatti. Poi c'è anche il robottino carino. Ma sarà per di qua? Ma vediamo un po', vediamo un po'. Ma non è tipo... c'è qualche altro tesoro qua a queste parti? Cerchiamo un po', va. Ci sono tutti questi robottini. Qua. Ok, qua... ma non lo so, vediamo un po'. Bello questo pianoforte, mamma mia. No, ma dice qua, ma però dove caspita? Cerchiamo un po' meglio, va? Ma via un po', forse tocca ancora salire, va? No, no, però i metri qua aumentano. No, qua diminuiscono. Ok, ma... no, non ci sta nessun passaggio, cazzarola. Amico, ma da dove si passa, cazzarola? Non desco. Henkin wa shimasen yo. Kyoryokusha wa jōkyū shāin desu. Minari no totonotta kata o sagasareru to yoi kato. Vabbè, dell'aspetto molto curato, vabbè. Beh, no, qua... no, qua siamo arrivati. Vabbè, forse allora era per di là, veramente. Forse per di qua. Oh, grandissimo. Si è attivato. No, non ci possiamo parlare, cavolo. Però abbasso la scira, bravo. Bravo robottino. Che mi ha ricordato un po' Nier Automata. Vediamo un po', la sarà per di qua? 62. Eh sì. Vediamo un po', non è c'è qualche punto di salvataggio a queste parti?
Vediamo un po'. Là ci sono quei due. Vabbè, ok, allora siamo su al 63esimo piano. Intanto al 66esimo.母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ。母親に会いたくはないか? Bastardone. 顕微鏡越しだがね。 大切なことはよ、回収していないわけがないだろう。バスタード。皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。イファルナは細胞まで美しかったよ。 Bastardo maniaco. Sono hyōjō. Natsukashii ya. Otto. Soro soro kaigi no jikan da. Sore ja. Mata ato de. Ok, siamo al 63esimo piano, vediamo un po' che accade. Allora, vediamo un po' il da fare. Dice una persona ben curata. Vabbè, vediamo un po'. Una persona ben curata. Ma vediamo un po'. Ah, stanno. Ah, c'è. Cioè, ok. Midgard Dale. Telegiornale. Mamma mia, che esplosioni. Vediamo un po'. Ma qua. Ok, possiamo entrare. Bene, bene. Certo, ti do con un mitra per braccio, non è che passi inosservato, eh. Ma vediamo un po'. Tipo fosse lui? No, eh. Vediamo un po', si può entrare da qui? No, qua è chiuso. Ok, si entra da qua, ok, bene. Ok, sento pure una canzoncina, ma che c'è, un punto di salvataggio?
Bella sera relax però. Ma che c'è? Ah, c'è la caffetteria. Beh, sapete come in Giappone ci sono tantissime caffetterie. La mia, quella preferita è Caffè Veloce, Se dovessi proprio dire, insomma, Caffè Veloce fanno pure un ottimo banana cake. Banana e cioccolato, buonissimo. Vediamo un po' che prezzi ci hanno qua. Ma i... No, ovviamente per dire yen e in guilla, ovviamente. Ma vediamo un po', ordiniamo, va, salve. No, ok, non possiamo nemmeno mangiare, va bene, ok. Dice ben curato.今回はスタジオに死んだカンパニー治安維持部門統括のハイデッガーさんにお越しいただいております。今回の事件に我々は強い憤りを覚えておる。死んだカンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや死亡者たちを引き捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか、卑怯者の暴れっちども。 Tacci tua bastardone, vieni un po'. E poi tutto notturno, guarda il bel paesaggio, sembra stare quasi a Tokyo, Che spettacolo. Vieni un po', aspetto ben curato. Forse lui, vediamo un po'. No, mi sa che è stressato. Vediamo un po', forse qua sopra. Vabbè, ma che quante sedie hai buttato giù? Barrett, che cavolo, quello sta dormendo proprio là così sdraiato. Vediamo un po' qua sopra. Un simulatore virtuale item shop. Ma poi ultima c'è il negozio. C'è il negozio oggetti. Ma che caspita vende? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Compriamo appunto 20 al 63esimo piano. Armi, protezioni. Asta magica. No, per Erit, no, abbassa tutto quanto. Vediamo un po', detteniamo qualcosa di buono. 4000. Banda meccanica, bracciale ispirato agli ingranaggi del destino che girano senza posa. Senza posa, senza pausa. Boh, vabbè. Comunque sì, aumentano tranne Aerith, ma comunque sì, questo 4000 aumenta. Vediamo un po', braccetto geometrico no, ne abbassa tantissimi. Questo abbassa solamente uno Aerith, per il resto va un po' per con tutti quanti. Ma quasi quasi sta banda meccanica. Ah, questa la alza tutti quanti. Il bracciale runico, bracciale realizzato con antichi materiali naturali noti per le loro proprietà arcane. Vai, compriamo, va. Bracciale l'unico comprato, bene. Oggetti, vediamo un po' qualche gran pozione. Quanti qui ci abbiamo? 8917, ma sì, dai. 4, ok. Qua 2 per arrivare a 35. 3 per arrivare a 45. E questo giusto per arrivare a 5, va? Ok. Bene così, vediamo un po' come stiamo messi. Allora, con l'equipaggiamento in materie. Allora, vediamo un po'. Banda di ferro. No, gli mettiamo. Dov'è? Eccolo qua. Il bracciale runico. Ok. Assegna la materia. Va energetica.
curativa energetica. Qui vediamo un po'. E rianimante, va. Ok. Bracciale runico. Bracciale di mitril. Ok, lama d'acciaio. Spada potenza. Punti di esperienza 61. No, mazza chiodata no. Lesione serante, maestria 100%. Cavolo. 37, 49, 5. 43, 43, 5, 5. Spada potenza. Ok, bene. Ok, vediamo un po', procediamo. Ah, qua c'è il jukebox, cavolo. E possiamo salvare, vediamo un po'. Prelude, ci sono tutte tante le canzoni. Vediamo qua, qua possiamo salvare? Sì, bene così, bene così. E allora, cari giappolovers, eccoci qui nella schermata principale dei menu di questo Final Fantasy VII Remake. Mamma mia, ragazzi, remake veramente incredibile. Insomma, anche quest'oggi abbiamo vissuto un episodio numero 78 veramente incredibile. E allora, se anche a voi vi è piaciuto questo episodio, mi lasciarmi più likes possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguitemi nei vari social. Ripeto come sempre, essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vado a scrivere GiappoGamer e mi trovate agevolmente, dovete farmi tutte le domande che volete sul gaming giapponese. In più vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere aggiornati con i miei video ed episodi vari sul gaming giapponese in uscita quotidiana. E infine vi ricordo il mio blog su WordPress, dove tanto in tanto scrivo news e recensioni vari sui giochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, io vi ringrazio uno a uno di essere arrivati fin qui. Vi abbraccio forte e dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane ai prossimi episodi.